Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Rigano, squalificato, Wilson infortunato e proprio 22esimo poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28esimo, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32esimo, a siglarlo è Spader che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36esimo c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16esimo quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese. Io dico che abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo fatto anche un buon secondo tempo, siamo stati puniti nelle uniche 2 occasioni purtroppo che abbiamo lasciato all'avversario, però abbiamo creato tante di quelle palle go che purtroppo per un motivo o per un altro non siamo stati capaci di metterla dentro, per sfortuna, per incapacità, per imprecisione, un po' tutto, però la squadra ha fatto una gran bella gara e mi ha fatto piacere che alla fine anche i nostri tifosi hanno applaudito, hanno capito lo spirito di questa squadra. Un 2-2, risultato positivo, la squadra ha giocato una gran bella partita, nel complesso è stata una bella gara, forse rimane l'amarezza per aver subito il gol a 7 minuti dalla fine. Sì, rimane questo rammarico perché dopo aver inseguito il risultato avevamo la partita in pugno e abbiamo commesso l'errore di cadere nella bagarre creata dalla Cavese. Ecco, noi dobbiamo un po' crescere in questo senso e poi dopo penso che qualche risultato pieno potrà arrivare. Scendiamo nei dettagli e parliamo della partita. Dov'è la chiave di svolta? Dov'è stata la chiave di svolta? Ma la chiave di svolta è stata che dopo un avvio difficoltoso siamo riusciti a trovare le misure giuste e abbiamo avuto la forza e la capacità di rimediare al risultato negativo e quindi penso che la svolta sia stata in questo grande spirito di reazione che poi dopo non è stato accompagnato nei minuti finali da una giusta gestione forse della palla. Ecco,
siamo stati un po' presi dalla veemenza della reazione della Cavese, e poi dopo, anche a fronte dell'inferiorità numerica, negli ultimi 10 minuti abbiamo sofferto. Secondo lei il risultato è giusto? Ma considerate tutte le occasioni che si sono avute da una parte e dall'altra, obiettivamente penso di sì, anche se noi abbiamo il rammarico appunto di una partita che tenevamo in mano e che ci è scappata. Quanto hanno pesato le 4 assenze importanti nella sua squadra? Ma di solito io dei singoli non parlo, però insomma queste partite qui si portano via anche con un briciolo di esperienza che deriva spesso anche da qualche anno di età, no? in qualche componente, ma però questo non vuole essere una critica nei confronti di chi ha giocato, solo una considerazione che anche questi ragazzi devono così crescere in convincimento e in personalità, perché certe partite si portano via anche con un briciolo di cinismo e anche con, a volte anche con un po' di più esperienza, però a volte basta anche un po' più di personalità, e noi su questo stiamo lavorando. L'ultima cosa, questa sosta accade nel momento giusto? Sì, perché abbiamo diversi infortunati e noi adesso abbiamo la necessità di recuperare uomini importanti che conferiscono a questa squadra quella cifra di esperienza che è importante per portare avanti il campionato in un certo modo. A Cava dei Tirreni c'erano circa 300 tarantini, comportamento irreprensibile, gli ionici non hanno accettato neanche le provocazioni dei... E questo sta a testimoniare la supremazia, la pressione che sta esercitando la squadra di casa. Giannascoli dalla lunetta, parte il traversone, Barrucci, attenzione, gol, la Cavese in vantaggio dopo appena 12 minuti di gioco. Pertanto a sorpresa, se vogliamo a freddo, la squadra bianco-blu passa in vantaggio. Puglisi, palla per Giuliano, aggira il suo avversario, cioè Balsamo, finta di Colletto, attenzione, Terrevoli, bella azione del Taranto, Terrevoli, Colletto che va sul fondo, attenzione, Spader, Giulio, Spader, 1-1, pareggio del Taranto, siamo al 32esimo, al suo esordio, dal primo minuto in campo, Spader ha riequilibrato le sorti dell'incontro. Eccoli qui, i tifosi del Taranto esultanti dopo questa fantastica azione d'attacco che ha visto protagonisti Terrevoli, Colletto, assist da fondo campo per Spader che non ha perdurato, zampata vincente da opportunista, da centravanti consumato. Primo gol con la maglia del Taranto per Giulio Spader, che è stato tenuto in naftalina dal tecnico Buso, ma lui è stato abile a prepararsi mentalmente, fisicamente, per farsi trovare pronto all'appuntamento col gol. Quest'oggi, ricordiamo, Spader sostituisce Cristian Rigano, squalificato. 1-1, pareggio dunque del Taranto al 32esimo minuto del primo tempo. Reagisce. Poi Giuliano di testa, Monza, palla a terra, prova a saltare il suo avversario, vi riesce, allarga per Ferri, gioca bene il Taranto, attenzione, pallone per Bertuccelli, la penetrazione di Migliozzi, palla dentro, Spader, il gol, gran gol di Spader, doppietta del centravanti tarantino, davvero un'altra corale, bella azione del Taranto che riesce a ribaltare il risultato. Giusta l'esultanza dei giocatori tarantini, ma anche quella dei tifosi in curva nord. Cavese 1, Taranto 2, doppietta firmata da Giulio Spader, che si è trovato al centro, nel cuore dell'area di rigore bianco-blu, è riuscito ad avvitarsi bene e a mettere il pallone in fondo al sacco per il vantaggio del Taranto. Eccolo qui, Giulio Spader alla sua prima apparizione col Taranto, addirittura, pensate, una doppietta, Cavese 1, Taranto 2. E adesso c'è calcio di rigore in favore della Cavese, che dovrà essere battuto da Giannascoli. Attentissimo Gori, guarda fissamente il pallone, ha già parato un rigore a Castrovillari in Coppa Italia, speriamo che si ripeta. Giannascoli, Gori, grande intervento, palla in calcio d'angolo, bravissimo Ghigo Gori, che adesso va a ricevere i complimenti dei suoi compagni di squadra. Colpito da Terrevoli con una magia del 31enne allo scadere del primo tempo, pensate che dalla linea di fondo, di spalle alla porta, effettuata. Attenzione, il rilancio corto, la Cavese pericolosamente in avanti, Caliano beffa, pareggia, Caliano 2-2, gol beffa della Cavese a 7 minuti dal termine. Eccolo qui, Caliano che non segnava da 2 mesi.